Buon pomeriggio, siamo la Juve Club 2005 di Parma e abbiamo oggi disputato la partita con il Basca 2005 e abbiamo vinto 2-0 con gol di Federico Catelli e Nicola Adorni. È la seconda partita alle 5:30 con il Valsetta. Vi presento la squadra. Rocco Dall'Olio. Luca Tonani. Rocco Dall'Olio. Luca Tonani. Mattia Iavazzo. Artese Hildebrand. Araldi Luca. Federico Catelli. Fatevi vedere. Corniali Francesco. Frate Riccardo. Asti Marco. Gabelli Achille. Raffaele Soloperto. Weslo Sazzi. Cagna Mattia. Niccolò Adorni. E Prada Francesco. Adesso? È la prima volta che venite al taxi? Sì. È la vostra sì. prima esperienza? Sì. Come sì. vi è sembrato al momento, visto che è solo la prima un bel centro. È stata una bella partita. Parlo io. Devo dire che come primo torneo ci è sembrato molto attivo perché molte squadre giocano allo stesso momento e secondo me è una bella cosa. E tu sei il portiere, vero? Tieni il microfono un attimo, com'è andata la partita per te? Ho toccato molti palloni, ho salvato molte volte la porta perché i miei difensori non tornavano spesso e si facevano saltare dalla palla. E, no, però abbiamo giocato bene. A parte i primi minuti del primo tempo che dovevamo un attimo prenderci. Se non la dopo una partita ieri penso che abbiamo cambiato un po' la voglia di giocare perché rispetto a ieri anche se abbiamo dominato abbiamo perso e oggi ci siamo rifatti un po'. E nonostante il caldo e tutto abbiamo dominato. Qualcun altro che parla della sua partita? Vai. Della partita? Sì. Com'è andata per te? Per me la partita è andata che siamo stati abbastanza bravi nonostante il caldo, come ha detto lui in precedenza, e potevamo fare molto meglio. E, si può sempre fare molto meglio, però intanto questa è andata, poi vediamo come andrà col Valsetta. Tu che hai il microfono? Io volevo dire che secondo me abbiamo giocato bene, però potevamo giocare meglio, abbiamo sbagliato molti gol davanti alla porta che erano anche facili da fare e secondo me ci ha un po' svantaggiato il fatto del fuorigioco perché noi difensori eravamo abituati a salire, invece avevamo tutti gli attaccanti che erano dietro di noi e quindi questo ci ha svantaggiato. Ah, ho capito, bravo, bravo, grande. Qualcun altro che mi parla? No, non si parla. No, no. Allora, per noi difensori la partita è stata difficile, ma soprattutto è stata molto impegnativa nel senso di correre, perché andare avanti e indietro per il campo, perché non c'è stato fuorigioco, non ci affaticava molto. Ora passo la parola al capitano. Marco, dai. Cosa devo dire? Una bella squadra. Mi fa ridere. Abbiamo giocato bene. Toccano. Da quanto tempo giocate insieme? Quanti allenamenti fate? E come squadra? Tre allenamenti a settimana. C'è un tre allenamenti a settimana, specificamente lunedì, mercoledì, venerdì, più il fine settimana le partite. Certi giocano da molto, 6-7 anni, altri sono arrivati 2 anni fa, è un po' misto. Alcuni quest'anno. Li presento. Vai. Ok. Chi sono i nuovi? Allora, i nuovi di quest'anno sono Asti, che è arrivato dal Parma. Che è già capitano? Sì, è capitano. Dato le sue doti. No, giusto, no, infatti era questo, cioè uno nuovo già capitano poi, è un buon segnale. Poi è arrivato Achille dall'Arsenal. Poi è arrivato sempre Luca, da dove? Dal Parma. Ah, e anche un nostro compagno che non c'è, che si chiama Gianmario Carta. E oggi non è potuto stare perché mi sa che è andato nel suo paese in Sardegna. Poi
sempre quest'anno è arrivato. Bravo Nicolò. Nicolò. Danno Ceto. Danno Ceto. Ricordiamo che voi siete di. Noi siamo di Parma. Noi siamo di Parma. Ok. E come squadra, cioè, quindi come squadra siete comunque riusciti bene, sì. Cioè avete fatto un buon gruppo. Sì, abbiamo vinto l'andata del campionato e il torneo invernale, la Winter Cup, e l'obiettivo di Mr. Tisi, Mr. Catelli è vincere il campionato di ritorno. Mi parlate, qualcuno che mi parla della vostra società, perché qua non è. Allora, io. Vai, vai. Prima passo la parola a tutti. Uno alla volta. Vai, portiere. Allora, io, anche se sono qui da 2 anni, ho trovato una bella società pronta ad aiutarti, sempre disponibile. Diciamo che la società non punta a perdere ma soltanto a vincere, sempre nel sangue la vittoria, si basa solo su questa. L'importante non è divertirsi ma vincere, diciamo. Ah, ok, perfetto, almeno andiamo un po' controcorrente. Ovviamente stavi scherzando, chiaramente, ovviamente, perché giustamente tutti bisogna prima divertirsi. Bravo, invece... tutti dicono le stesse cose, esatto, tu volevi fare l'originale. Qualcun altro che mi parla della società? Io sono qui da 4 anni, prima venivo da una squadra un po' di seconda mano, diciamo. Che in cui ero abituato abbastanza a perdere. E poi sono venuto qua e già dalla prima partita abbiamo fatto tipo 12-0, una cosa così. Io ci sono rimasto male e ho visto che appena perdiamo ci cazzano. Ah, beh, sai, di solito funziona anche un po' così. Poi è chiaro che ci vuole anche tutto il resto dietro. Io ero abituato a perdere, appunto, come ho detto prima. E vincere era una cosa quasi nuova per me. Bella questa cosa. Bravo! Adesso. Nuovo. Io sono. Vai, ragazzi. Prendi il microfono. No, parla te con lui che è tra i più vecchi. Lui è tra i più vecchi. Da quanto sei in società? 7 anni. Da 7 anni, cioè praticamente dall'inizio, più o meno, ok? Sì, perché io ho un figlio che è un 2005 come voi, quindi più o meno i tempi li conosco. E questi 7 anni? Ovviamente bene, perché se sei ancora in questa società, ovviamente ti sei trovato bene, immagino. Ti piace? Cambieresti? Non cambieresti? Voglia di nuovi stimoli? No. Boh, mi trovo bene qua. Ti trovi noi bene ce lo qua. Teniamo volentieri. È l'altro portiere. Tu sei l'altro. Sei l'altro portiere. Però allora abbiamo. Quanto abbiamo, Jimmy? Qualcun altro che vuole parlare? Abbiamo chi vuole? Dei mister? Raffaele, no, no, no. Allora. Dei mister. Lele. Io. Allora, volevo dire che. Andiamo dietro. Quest'anno è arrivato un bravissimo mister che ci ha fatto imparare molte cose nuove sul fatto sia fisico che calcistico. Come si chiama il mister? Si chiama Andrea Tisi. E che salutiamo. Mister. Arriva dopo. Ciao, poi c'è anche il sostituto di mister Andrea Tisi, Marco Catelli. E quindi vi trovate bene anche come allenatore? Vi trovate bene anche con gli allenatori, sì, oltre sì. Che come squadra. Molto bene. Ragazzi, il nostro tempo è scaduto. Se volete fare un forza, qualcosa, forza Juve. Raga, al mio 3, forza Juve. 1, 2, 3, forza Juve! Gatto, vieni con noi. Vai, ragazzi. I brutti quartieri. Vero che il microfono è vero.